Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della nostra voce di petto, la voce centrale. Come facciamo per svilupparla e renderla più potente? Cantare in libertà. Intanto, che cos'è la voce di petto? Si chiama voce di petto perché quando noi usiamo la voce nel parlato, come sto facendo in questo momento, se mettiamo una mano sul petto sentiamo vibrare. Ovviamente si chiama voce di petto, è una convenzione perché le corde vocali sono all'altezza della laringe, nella laringe, quindi il suono va verso l'alto, quindi ciò che risuona è la nostra testa. Però per differenziare dalla voce più centrale alla voce più acuta, dove si chiama appunto voce di testa, c'è questa differenza. C'è gente che naturalmente ha più sviluppata la voce di testa anziché la voce di petto, ad esempio, e quindi parla magari in questo modo un po' più acuto e difficilmente va giù in basso a riempire questa zona che invece è importante anche quando si canta. Quello che è il mio consiglio è di fare degli esercizi, tipo dei vocalizzi, in una zona centrale. Ovviamente in base alla vostra voce, la zona centrale sarà quella più comoda, quella dove voi parlate. Se siete delle ragazze, ovviamente parlerete con una voce più chiara e più alta. Questa sarà la vostra zona centrale, mentre gli acuti saranno altissimi. Se siete dei bassi, la vostra voce centrale sarà questa, quindi dobbiamo sviluppare quella che è la nostra voce centrale. Provate a fare dei vocalizzi utilizzando la M, magari mo, con questo suono, facendo delle note sempre, diciamo, nella zona del parlato, tipo mo. Poi salite a mezzo tono, mo, senza andare troppo in alto, mo, altrimenti si andrebbe subito nella voce di testa. Ma se stiamo parlando della voce di petto, concentriamoci su questo registro in modo da potenziare questo. Un altro consiglio è quello di cantare delle canzoni dove ci sono dei suoni tenuti, dei suoni lunghi. Ad esempio, Portati via di Mina, non so se conoscete, comunque, Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Per le donne, se siete uomini e la volete fare a tonalità più bassa, portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Portati via. In questo modo potrete rimanere in questa zona e allungando le vocali potenziare questa voce. Oppure un'altra canzone che mi viene in mente può essere quella di Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo in te. Ovviamente una donna qua ci può andare con la voce di petto, se siamo maschietti la facciamo più bassa. Cercavo in te la tenerezza che non ho, rimanendo in questa voce centrale e cercando di rafforzarla. Ovviamente, se siete autodidatti, uno si chiede: ma come faccio a capire qual è la mia voce di petto? La tua voce di petto, tu parti da una nota bassa, comoda, ah, questa è sicuramente una voce di petto, e poi comincia a salire piano piano. A un certo punto sentirai una difficoltà a continuare a salire con questa forza e dovrai per forza fare un passaggio in una zona più dove c'è il twang. Avete presente i bambini? Questo si chiama twang. E quindi quella poi è una voce più di testa. Ovviamente la testa entra in una percentuale più bassa man mano che noi saliamo. Ah, già qua c'è un po' di testa.
quasi va verso un mix, quindi ci sono sia la voce di petto che la voce di testa, fino a superare questo passaggio e arrivare completamente a una voce di testa, sempre parlando di voce piena. Quindi se hai una voce molto nasale oppure comunque tendente all'alto, cerca piano piano di andare verso una zona più centrale e potenziare questo modo di cantare in modo da prendere la situazione di petto. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.